Salve a tutti, volevo fare questo video super veloce. Ci ho pensato da, da giorni, non ho mai avuto il tempo. Quindi ho pensato, vabbè, mo' prendo il registratore, faccio il video e basta. Buonanotte, sa Pronto sì. ultimamente si è parlato di questa faccenda balorda dell'area dell 51. Tu andi a dire, eh la invaderanno o no, la invaderanno? Qualcuno ha pensato, anche per scherzo, no? Così per polvere davvero ora ma a prescindere una semplicissima domanda da fare perché a qualcuno è venuto in mente di invadere l'area 51 e non il congresso? Ci cioè, mai immaginato un milione di persone, no? Mi ricorda niente? Ma si dice che marciavano un milione di persone con Martin Luther King a favore dei diritti civili. Ora. Io non dico invadere veramente il congresso, anche perché non serve a niente, ma io dico, ma immaginate un milione di persone che vanno ad invadere Wall Street, per tempo si parlava di Occupy Wall Street, ve lo ricordate? Insomma, quattro gatti che si mettevano là con qualche cartello, qualche arcobaleno di quel di là, ah, ma che cavolo mi, mi serviva? Ma Immaginate veramente un milione di persone che si organizzano a occupare Wall Street, oppure la Federal Reserve, le sedi delle multinazionali, soprattutto Google, Facebook, Amazon. Io non dico di fare veramente queste cose, no? Perché scoppia una guerra civile, però, ma, ma perché i, i cosiddetti ribelli? I, io... Pensano che okay, andiamo vogliono invadere là? Come se i propri del mondo fossero due astronavi che sicuramente non esistono, Quelli sono già espressi in passato, ma. Ma anche se esistessero, per il del mondo sarebbero in due ufo che ci avrebbero nascosto? Pensate più che altro ai problemi seri, no? C'è gente di fame in Africa, abbiamo l'1% della popolazione mondiale che è più ricca del restante 99%, e 20 persone circa che hanno metà della ricchezza mondiale, ma ci stiamo rendendo conto, cioè. Eh... C'è gente che pensa, ok, inv invadiamo i luoghi di potere, messo che esistono ancora, no? Invadiamo l'area 51. Ma questi sì, sono veramente matti, no? Secondo me. Questo volevo farvi capire come neanche siamo capaci di dissentire, di no? Le proteste si fanno solo se, se ce le lasciano fare, nel senso che non siamo neanche capaci di pensare a una protesta vera, vera e propria, una cosa che veramente ci faccia opporre alla massa, al governo, a chi ci comanda. Facciamo delle proteste che, tutto sommato, ma chi, chi se ne frega? Alla fine magari daranno fastidio a una minoranza del potere dominante, a un aspetto marginale. Vedete che incredibile? Se ne pensate una puttanata colossale. Se uno scherzo oppure no. anche poi sono iniziate a dare male perché proteggere la 51. Quindi è blindata, è una cosa militare. Cioè, non so se è chiaro il mio concetto. Per il momento è tutto. Vi saluto, alla prossima.